Questa è una struttura mercatale che non è mai decollata. Fu creata proprio per fare in modo che tutti gli esercenti entrassero qua dentro e liberassero in qualche modo le botteghe esterne. L'ex mercatino rionale Sant'Anna di Palazzo è diventato negli anni covo di rifiuti e sporcizia. Oggi, attraverso il progetto E Adesso, promosso dal Comune di Napoli, è iniziata la riqualificazione della struttura grazie all'impegno di studenti e docenti dell'Istituto Tecnico per Geometri della Porta Porzio. I nostri ragazzi di Quinta hanno avuto questa grandissima opportunità di venire in questa ex area mercatale Sant'Anna di Palazzo, dove i ragazzi oggi rileveranno la struttura. Bisogna capire anche perché quest'area poi non è stata più utilizzata, è stata dismessa. Inizia oggi un grande progetto di riqualificazione di questa stupenda struttura che ha visto impegnato tutto il comune di Napoli, ASIA, Napoli Servizi, Polizia Locale, Servizio Autoparchi e Logistica in una settimana per l'attività di bonifica. Abbiamo svuotato quasi 4 camion di materiale ingombrante, materiale indifferenziato, materiale che negli anni era lo specchio del degrado e dell'abbandono di questa struttura. Immaginiamo qui lo sviluppo di un centro di socialità per il territorio, un centro economico per l'artigianato, per il Made in Naples, ma immaginiamo qui tutto ciò che il quartiere immaginerà che qui potrà realizzarsi. Viviamo una pagina della nostra città dove sono i giovani soprattutto protagonisti, non con le parole ma con i fatti, anche di grandi sfide come quella di Sant'Anna di Palazzo.